guantoni al fianco dei pantaloncini di centinaia di scontri memorabili e alle immagini in bianco e nero di una carriera straordinaria e di una box che non c'è più. L'anfiteatro del Parco Miralfiore, che questo pomeriggio ha accolto il feretro di Luigi Minchillo, si è trasformato nell'ennesimo ring che ha attraversato l'esistenza dello straordinario pugile allenatore scomparso domenica scorsa a 68 anni a causa di un malore fulminante. Non un ring di combattimento, ma un'arena di amore, di affetto e riconoscenza rivolta agli insegnamenti di un monumento sportivo di valori di ispirazione che hanno attraversato l'Italia. Nel funerale civile tenutosi al Parco Miralfiore, in centinaia hanno voluto dire grazie al maestro per le gesta del passato e per gli insegnamenti senza tempo. Ci mancherai, ma di te parleremo sempre al presente, perché i grandi maestri non muoiono mai, rimangono sempre dentro i nostri cuori. Ciao maestro! Ricordi e gratitudine che hanno unito due terre. Quella della foggiana San Paolo di Civitate, che ha dato i natali a Minchillo, quella di Pesaro, che l'ha adottato per mezzo secolo. E non potrò mai dimenticare il furore del popolo che, ai miei occhi da bambino, ti celebrava come un re. Ricordo quando da bambina mio padre ti citava, rivolgendosi al mio carattere. Mila, mi sembri Minchillo, non fai mai un passo indietro. In quel momento era una frase che non capivo, ma a posteriori compresi che era una frase della quale andarne fiera, perché come solo i veri campioni sanno fare, ti sei dimostrato grande, non solo nelle vittorie, ma anche e ancor di più nelle sconfitte. Commozione e applausi per un mondo della boxe italiana che saluta uno dei suoi interpreti più genuini e coraggiosi. E niente, sono precipitato oggi per salutare per l'ultima volta, fare le mie condoglianze alla famiglia Luigi Minchillo. Grazie. Parlare a braccio di fronte a una bara è ancora più bello, perché riesci a trasmettere l'emozione che Gigi ci ha dato, ma un'emozione non tanto per quello che ha fatto come campione, lo sappiamo tutti, 60 incontri in tutto il mondo, campione mondiale, campione europeo, ha rappresentato l'Italia alle Olimpiadi, ma soprattutto per l'abnegazione che metteva per portare avanti il nostro mondo. In alcuni momenti ci siamo sentiti in difficoltà come pugilato italiano e lui non faceva altro che spronarci, che darci consigli per far sì di andare avanti e riportare il pugilato dove lui l'aveva preso.